E però mi permetta di dire che, Sì. con tutto rispetto anche per il Movimento 5 Stelle, che ogni tanto consulta la rete, che sul tema dell'euro, su cui hanno fatto una gran campagna elettorale, sia Grillo che Casaleggio, e su questo vorrei capire perché, cosa c'è dietro, sia Grillo che Casaleggio dicono non usciamo dall'euro. Perché? Perché? No, Sentiamolo. attenzione, attenzione, no, siccome mi piace Andiamo, documentare perché quello sennò che vado a diventiamo troppo dire. lunghi. Grillo e Casaleggio ripetono che fuori dall'euro non risolviamo il problema e io non ho mai detto che bisogna uscire dall'euro, mentre io dico che se non si esce dall'euro è Allora, finita per tutti. Carlo Cibidia, prima di tornare sul tema euro, che poi vuol dire dove diavolo si prenderanno questi soldi, vediamo la clip dei due sconfitti in un certo senso, Letta e Bersani. Vediamo. Stavamo Posso dire commentando. una cosa? Che un ragazzo qua dietro ha detto una cosa giusta, perché in questi applausi, poi tutti abbiamo apprezzato questa scena di abbraccio tra No, Letta e ma Bersani. avvantaggiano Renzi No, ma perché c'è è un blocco tasso, vecchio contro. no, ma c'è un tasso di ipocrisia spaventoso. Cioè, gli stessi che hanno massacrato e hanno pugnalato Letta, e prima ancora Bersani, se vogliamo, sono gli stessi che adesso applaudono. Beh, no, è vero che applaudono perché c'era Bersani che tornava, però l'applauso era Letta anche per no, Letta. certo. Cioè, gli Sì. stessi, sono uguali, gli Però stessi. scusa, Aspetta, allora, stiamo fammi parlando di andare. una persona che è stata male, è No, stata dicevo di male, Letta, no, dicevo di stavo Letta. dicendo di Letta. Sibilia. L'applauso era No, per ma no, Bersani, per il l'applauso era ritorno di anche per Letta che tornava alla Camera a Bersani. votare la No, fiducia a l'applauso per Renzi, Bersani dai. viene prima. Cioè, voglio Dopo dire, almeno Letta. l'aspetto umano No, ma salviamo, non dico capisco che ormai è Bersani. tutto cinismo, No, almeno ma l'aspetto umano. quello Sto fuori parlando di di dubbio. Letta, No, sono quello. gli stessi. Fatemi andare da Sibilia. Sull'euro la posizione del Movimento 5 Stelle qual è? E poi è quella un'idea di politica che finora è stata declinata, consumata da Monti, Letta e ora forse dallo stesso Renzi? Guardi, Paragone, io le rispondo subito sulla domanda dell'euro, però lei mi deve lasciar commentare il suo primo servizio, perché quella è una cosa molto importante, una testimonianza dal territorio. Allora, noi abbiamo visto in quel servizio delle persone, degli imprenditori con delle difficoltà, sono costretti a licenziare le persone. Allora, domani mattina, un presidente del Consiglio che cosa fa? La prima cosa che fa è calendarizza, mette in discussione l'abolizione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, che è la cosa che noi già abbiamo proposto. La seconda Ha cosa, detto che lo vuole fare. la Lui seconda cosa, la ha seconda detto che lo cosa, vuole fare. va bene, ha detto, ha fatto, io devo vederlo in aula, fatemi finire. La Vabbè, seconda sono passati due cosa, giorni. Sì, si infatti. No, quello perdono mi i dispiace. posti di lavoro, scusate. La seconda cosa, si perdono i posti di lavoro. Cosa fa un Presidente del Consiglio domani mattina? Mette in calendario il reddito di cittadinanza. Dai, È Agostino. questo quello che serve. Questo è quello che serve. Terza cosa, io sento parlare tutti e mi va benissimo, sono lieto di ascoltare tutti quanti. Ma scusate, qual è l'unica forza politica che, almeno come segnale, si dimezza lo stipendio e lo dà a un fondo per le piccole e medie imprese? Chi là dentro fa la stessa cosa? La Lega lo sta facendo? No. Il PD lo Guardi, sta facendo? Non lo caro sta facendo. signore, se Mi scusi, lei andrà mi a scusi. Condeno, comune in provincia di Ferrara, la nuova scuola costruita dopo il terremoto è costruita con il milione di euro donato dalla Lega. Quindi c'è qualcuno che fa. Quindi la invito. Allora, sto parlando dei parlamentari, scusi. Paragone, posso interloquire con lei? Sì. Allora, stavo parlando dei parlamentari, della Lega che si intascano tutto lo stipendio. Poi andiamo oltre. Parliamo tanto del vincolo del 3%. Salvini ha detto il Parliamo suo. Del vincolo del 3%. Adesso mi spiegate perché
c'è il vincolo del 3%. Chi ha votato in Parlamento il vincolo del 3%? Esattamente le forze PDL e PD, quelle che oggi sono alle spalle e sono la maggioranza che sostiene il governo Renzi, identiche. E noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione in Parlamento proprio per superare il vincolo e queste stesse persone ce l'hanno bocciata. Quindi queste sono tutte fandonie. Quindi Sibilia... Sibilia, quindi lei e il Movimento 5 Stelle volete scavallare il tetto del 3%? Noi abbiamo inserito all'interno del nostro programma per le europee l'abolizione del fiscal compact, che sono parole chiare, cristalline. Una domanda allora, secca. Un attimo. Allora, entriamo ancora un po' più nell'attualità.